Ciao a tutti, io sono Gioro Galtieri del Roma Club Giallorossi Pendenti e insieme all'UTR vi volevamo presentare questa soluzione che stiamo approntando che dovrebbe, secondo noi, aiutare l'UTR per la gestione del servizio alfieri e mettere a disposizione di tutti i Roma Club uno strumento che sarà sicuramente utile. Come vedete, il servizio è raggiungibile dal link www.utrservizi.com e non prevede una registrazione. Quindi, per richiedere l'accesso al vostro club, sarà necessario inviare una mail a questo indirizzo con nome e cognome e il nome del club. Per poter successivamente ricevere le credenziali con lo username e la password. Questo servizio è pensato inizialmente, sarà in linea di massima utilizzato in parallelo col vecchio sistema dell'invio delle mail per quanto riguarda gli alfieri, ma nella nostra idea ci sarà poi quello di renderlo esclusivo per la richiesta dei biglietti alfieri. Per fare adesso con questo video noi faremo in modo di fare una veloce panoramica di tutti i servizi che vi offriremo e successivamente poi invece faremo degli altri video che andranno nel dettaglio a spiegare tutte le funzionalità. Entriamo con la nostra utenza e password e si vedrà che appena entrati, ci sarà una specie di lavagna che si chiama dashboard con tutte quante, le informazioni relative al proprio club. In questo caso il club è quello, di Giallorossi Dipendenti col quale ci siamo loggato. Nel vostro ci saranno tutte le informazioni del vostro sito. Un breve messaggio di benvenuto, le novità che troverete sul sito, in quanto, il sito sarà in continua evoluzione. E le richieste alfieri che sono in questo momento aperte, oggi 5 agosto, data in cui registriamo, non ci sono ancora richieste da poter effettuare. Vediamo le altre informazioni che troveremo. Troveremo la voce Il mio club, nella quale potrete gestire i dati del vostro club e gestire tutti i membri, indicando anche il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Per la gestione dei membri, che poi approfondiremo in seguito, ci sarà possibile inserire tutti i membri che siano alfieri o membri semplici, del vostro club, che poi potranno essere utilizzati per richiedere gli alfieri. Vedremo poi in un secondo video come si potrà fare l'inserimento del nuovo club e la modifica del nuovo membro e la modifica. La seconda voce è quella del calendario, dove troveremo tutte quante le partite che la Roma giocherà in casa e per la quale sarà possibile richiedere gli alfieri. Una funzionalità sicuramente molto utile per organizzarci per tempo. E la terza voce è quella della richiesta alfieri. Anche qui, in questo momento, come prima, non ci sono partite per cui richiedere gli alfieri, ma sarà comunque oggetto di un nuovo video che sarà appositamente fatto per fare la richiesta alfieri. Per ora questo è tutto. Questo breve video era solo un'introduzione. Seguiranno a brevissimo altri video che potranno essere visualizzati sia direttamente su questo sito che sul sito di UTR Onlus per avere più visibilità. Grazie della vostra attenzione e per qualsiasi informazione aggiuntiva utilizzate tranquillamente la mail info@utrservizi.com. Ciao a tutti.